Ciao e benvenuto su Mondo Cane. Oggi in questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di una razza rustica, fedele ma anche un po' testarda. Oggi vi presentiamo l'Airedale Terrier. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. L'Airedale Terrier è una razza dalle origini inglesi. Il suo nome deriva dall'omonima valle della regione dello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, dove ha avuto origine la razza. Nato per la caccia alla lontra, è stato esportato successivamente in Germania, dove ha avuto un grande successo per la caccia al cinghiale, poi come cane da difesa. Piccola curiosità, l'Airedale Terrier oggi viene utilizzato come ausiliario della polizia sia in Germania che in Inghilterra. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia media, con un corpo proporzionato, asciutto, ma allo stesso tempo muscoloso. L'altezza prevista dallo standard della razza varia dai 58 ai 61 cm al garrese, sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso ideale oscilla tra i 18 e i 24 kg. Il suo pelo è corto, folto e ruvido, presenta il sottopelo che è più morbido. Le colorazioni del mantello possono essere nero, blu e rosso, necessita di essere spazzolato regolarmente. Bisogna effettuare la toilettatura almeno due volte l'anno, affidandosi ad esperti che sappiano effettuare la tecnica dello stripping. Il pelo viene strappato e non tagliato. Il carattere dell'Airedale Terrier è quello di un cane vivace, allegro e giocherellone. È adatto ai proprietari che cercano un animale che sappia proteggere la casa ed essere fedele ed obbediente, ma con un tocco di autonomia, affetto e lealtà. Il suo istinto da cane cacciatore è molto marcato, per cui sarà anche un ottimo cane da guardia. L'unico suo, purtroppo, grande difetto è che si tratta di un cane molto testardo, per cui è importante imporre la propria autorità fin da subito, altrimenti sarà davvero difficile recuperarlo. È un ottimo cane da poter tenere in un appartamento, ma ha bisogno di uscire almeno un paio di volte al giorno. Potrebbe essere scelto come primo cane, ma unicamente se seguiti da un addestratore cinofilo esperto, in quanto si tratta di un cane davvero molto testardo e risulterebbe difficile educarlo senza un aiuto. Per il resto, la sua indole giocosa lo rende perfetto per le famiglie e soprattutto ama giocare con i bambini. Con gli altri cani non ha particolari problemi, potrebbe essere però più complicata la convivenza. L'aspettativa di vita media dell'Airedale Terrier è dai 12 ai 13 anni circa ed è una razza, nonostante il suo aspetto, rustica e robusta, che gode di ottima salute. Si ammala davvero raramente e non presenta patologie ereditarie, ad eccezione della predisposizione agli eczemi, la classica dermatite. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una bellissima e particolare razza rustica dalle origini britanniche, l'Airedale Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!